ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La marineria di Giulianova al fianco di tutte le altre marinerie italiane pronte ad incrociare nuovamente le braccia se il grido d'allarme e la richiesta di aiuti non saranno ascoltati dalla regione e dal governo centrale. Il prezzo del gasolio non è più sostenibile. Dopo aver superato il costo di 1 euro e 10 centesimi, le imprese di pesca sono entrate in un vortice di sofferenza. Le richieste sono chiare: bloccare il costo del carburante a 50 centesimi e comunque non oltre i 75 centesimi per litro, avere dai governi regionali e da quello centrale un sostegno economico per far fronte alla crisi energetica che è stata accentuata dalla guerra in Ucraina, fare in modo che il fermo biologico possa essere applicato da subito, quindi con la stagione primaverile, e che i fondi possano essere erogati a stretto giro. C'è un rischio concreto che molte imprese, anche della marineria giugliese, che operano nel settore della pesca a strascico, che hanno un consumo medio di circa 1000 litri di gasolio al giorno, siano costrette al momento a lavorare in perdita pur di garantire il prodotto ittico locale. Una situazione che può essere sostenuta ancora per un paio di settimane al massimo, non oltre. Dopodiché o interverranno regione e governo con sostegni economici immediati o bisognerà bloccare l'attività anche con uno sciopero che questa volta rischia di protrarsi ad oltranza. Il consigliere regionale Dino Pepe aveva incontrato nelle settimane scorse la marineria di Giulianova promettendo un impegno, ma dalla giunta regionale per adesso solo promesse.